Serie C femminile, girone A, dodicesima giornata, la Solbiatese Azalea ospita Alchinetti, il Pinerolo primo in classifica. Cominciano meglio le padrone di casa con Pellegrinelli che appoggia per Crestan. Il tiro del capitano però finisce alto, dall'altra parte risposta del Pinerolo. Spagnoli lavora un pallone spalle alla porta e lo lascia lì per Tamburini. La conclusione del terzino è debole e blocca facilmente Mazzon. Di nuovo Solbiatese in avanti, contropiede gestito da Pellegrinelli che la porta fino in fondo e scarica su Magatti larga che però arriva male all'appuntamento con la conclusione e calcia a largo. Magatti che si rifarà poco dopo, quando dopo aver protetto il pallone contro tre avversari lo scarica su Pellegrinelli. Si chiude il triangolo tra la 99 e la 29, destro sotto la traversa per Caterina Magatti che fa 5 gol in campionato e firma il vantaggio della Solbiatese. Reagisce il Pinerolo su un errore di Marchiori. Guelivetri si trova a tu per tu con la neo entrata Ricciardi che la ipnotizza. Sul continuo dell'azione c'è anche un presunto contatto in area di rigore tra Aloy e Barbini, ma l'arbitro lascia proseguire. Niente calcio di rigore per il Pinerolo. Verso la fine di frazione arriva però il pareggio delle piemontesi. Altra bella iniziativa di Guelivetri sull'esterno che serve a centro area Aloy. Controllo e destro della numero 9 che batte Ricciardi e pareggia i conti. Molto cinico il Pinerolo in questa occasione. Altre due occasioni da palla inattiva, la prima per la Solbiatese con Maschio che colpisce ma non prende la porta, la seconda per il Pinerolo con Aimetti che non riesce a dare potenza alla sua conclusione. Così Solbiatese e Pinerolo vanno alla pausa con il punteggio di 1-1. Seconda frazione che comincia col vantaggio del Pinerolo, la subentrata Zorzetto lavora benissimo il pallone sull'out di sinistra, cross basso per Spagnoli che arriva puntuale all'appuntamento e fa 1-2 col Pinerolo che ribalta il punteggio a Solbiate. Solbiatese che prova a reagire al colpo subito e recupera alta il pallone con Barbini che poi calcia col sinistro impegnando De Filippo che in due tempi fa sua la sfera. Dopo questa occasione però arriva il 3-1 del Pinerolo, la solita Guelivetri dalla bandierina trova lo stacco preciso di Tamburini che schiaccia il pallone e batte Ricciardi, immobile in questo caso da tutta la difesa della squadra di Marsic. Quando però tutto sembrava avviarsi verso una fine tranquilla, De Filippo sceglie di lasciare lì il pallone e con una papera non si fa pregare Barbini che con un mancino preciso riapre il punteggio. C'è tempo anche per il rosso a Marchiori, somma di ammonizioni, lascia la sua squadra in 10 nel finale di match. Match che però non regala più emozioni, il Pinerolo sbanca a Solbiate ed è sempre più solo, in vetta al campionato.